Ciao a tutti, mi chiamo Paola, sono una ragazza tedesca e oggi vi faccio un nuovo video nel quale io vi spiegherò quali sono le differenze, secondo me, tra le ragazze tedesche e le ragazze italiane. Ovviamente tutte le cose che vi dirò oggi sono dei stereotipi. Non si può dire che ogni tedesca è così e ogni italiana è così. Quindi adesso vi dico soltanto le cose che io noto di più e voi potete poi scrivermi nei commenti cosa pensate voi, come è fatta una tipica italiana, come è fatta una tipica tedesca, e oggi vi racconto la mia. Innanzitutto le ragazze italiane stanno molto più attente sull'apparenza, significa che stanno molto più attente a come si vestono, come si fanno i capelli, come fanno il loro trucco, mentre le ragazze tedesche quasi non lo fanno. Le ragazze tedesche in base sono abbastanza semplici nel vestirsi, non stanno troppo attente, non stanno troppo davanti allo specchio a guardarsi, a vedere se va tutto bene, mentre le ragazze italiane cercano di essere anche alla moda. Ovviamente non si può generalizzare che tutte le ragazze tedesche si vestono male e non stanno attento al suo look o alla sua apparenza, però ultimamente in Germania si può vedere che ci sono tantissime fashion blogger e questa cosa mi piace tanto sottolinearla, perché anche le tedesche ce l'hanno in stile. Guardiamo a Caro Daua, Leoni, eccetera. Ci sono tantissime fashion blogger tedesche. Comunque mi scuso già ora per la mia R durante questo video, perché le ragazze, mi dispiace proprio, però la mia R non la so perdere proprio. Dopo tutti questi anni non si migliora. Questa cosa che vi ho appena detto sull'apparenza, allora nel modo di vestirsi, il trucco, i capelli, eccetera, che fanno molto di più le ragazze italiane rispetto a quelle tedesche, ha anche un altro effetto. Secondo me spesso le ragazze italiane giudicano le altre ragazze in base a come si vestono, però le ragazze tedesche si giudicano spesso a vicenda quando magari una è vestita troppo, quando una è overdressed, o una c'ha troppo trucco. Questo viene un po' più criticato in Germania, mentre in Italia non è una critica, diciamo. Un'altra cosa che magari è anche tipica italiana è il legame con la famiglia. Le ragazze italiane sono molto molto legate con la loro famiglia, ce l'ho avuto sempre delle coinquiline italiane, le vedo sempre al telefono con la loro famiglia, in continuazione. Anch'io telefono tantissimo a mia madre, ci sentiamo minimo, però veramente minimo una volta al giorno, se non due, tre volte al giorno. Invece, solitamente in Germania non è così tanto stretto il legame tra famiglia e figli. In realtà siamo un po' più liberi sotto questo punto di vista, però questa è anche una cosa personale, come vi ho appena detto, dipende da persona a persona, come ci sono anche degli italiani che non ce l'hanno questo fortissimo legame con la famiglia, ci sono anche dei tedeschi che hanno un legame fortissimo. Ad esempio io appunto sento in continuazione la mia famiglia, però in base i tedeschi sentono un po' di meno la loro famiglia. Le ragazze tedesche però sono spesso molto rigide, allora succede anche a me che io sono un po' troppo rigida con alcuni principi che abbiamo noi. Ad esempio, noi non siamo proprio flessibili, significa se io ti dico ci vediamo alle 4, allora ci vediamo alle 4 e punto, e niente 4 e 5 o qualcosa del genere. Noi siamo molto fissati con questa cosa, che l'uomo o comunque anche gli amici deve arrivare puntuale, deve rispettare il mio tempo, e poi siamo proprio zero flessibili, in senso che quando prendiamo un appuntamento allora è così. Non ci piace quando qualcuno ci dice no vabbè facciamo alla fine domani, perché noi siamo sotto questo punto di vista molto molto rigide, perché un appuntamento è un appuntamento, non esiste modo di posticipare l'appuntamento con me, perché quello mi fa capire che magari non c'è abbastanza dell'interesse per me, e quindi lì io sono anche molto molto tedesca sotto questo punto di vista: o vieni o niente. Mentre non ho sentito tantissime ragazze italiane lamentarsi di queste cose, ho ovviamente tante amiche italiane, però non sento tanto spesso questa lamentela, mentre io mi lamento spessissimo di questo fatto.
Cosa noto anche molto spesso è che le ragazze italiane sono molto territoriali con il loro fidanzato, ragazzo oppure marito. Mi sono successo proprio delle figure che voi non potete immaginare con delle ragazze italiane che ad esempio uscendo dall'università c'era una ragazza che, cioè il fidanzato che studia con me insieme, io conoscevo a lui, a lei solo della vista. Li vedevo tutte e due camminare per strada e quindi li ho ovviamente salutato, ho detto ciao. E quindi poi volevo presentarmi alla sua fidanzata, la conoscevo già da tutto il tempo. E lei quando mi ha visto e io mi sono presentata, ho detto ciao, mi chiamo Paola, mi fa ciao, sono la fidanzata di lui. E io stavo lì, dicevo, sì, volevo soltanto presentarmi. Questa scena lì per me è stata un po' troppo. Allora, non dico adesso tutte le ragazze italiane sono così, questo era un po' esagerato. Però che io mi presento e tu ci presenti come fidanzata di questa cosa lì è stata un po' esagerata per me. Direi che noi tedesche non siamo così, non siamo così tante gelose, però ovviamente esistono anche delle ragazze gelose tedesche, assolutamente. Un'altra differenza che io noto tantissimo, però questo ce l'ha un po' a meno a che fare con le ragazze, però più con le mamme. Allora, le mamme italiane proteggono tantissimo il loro figlio, in senso che il loro figlio può fare di tutto e fanno sempre tantissimi complimenti. Il loro figlio è sempre il più bello, il più bravo, il più intelligente e wow, guarda che bel bambino! È sempre questo bambino è così stupendo! Guarda, è tutto il mio orgoglio, no? Le mamme italiane sono proprio orgogliose dei loro figli. Mentre le mamme tedesche invece non sono così per niente, in senso che le mamme tedesche spesso anzi criticano ai loro figli in continuazione e non fanno tanti complimenti. Noi siamo sempre un po' più rigide con queste cose, non perdiamo troppe parole belle, no? Siamo un po' più sul punto e questa è anche una cosa adesso non solo con i bambini, ma anche in una relazione. Noi non abbiamo peli sulla lingua in senso che se tu hai i capelli troppo lunghi, magari come maschio, io te lo dico in faccia, mentre magari le italiane cercano di trovare il momento giusto, le parole giuste, eccetera. Noi siamo alcune volte molto, molto dirette, anche in senso negativo, che magari diciamo delle cose brutte in faccia senza pensarci, perché anche noi ci aspettiamo un trattamento uguale. L'ultima differenza in totale è che magari le ragazze italiane apprezzano tantissimo i complimenti. Vogliono sentirsi dire quasi ogni giorno sei la più bella, ciao amore mio, quanto sei bella, sei stupenda e bla bla bla. Noi tedeschi invece stiamo lì, diciamo, grazie, allora cosa vuoi dire? Vuoi qualcosa da me? Allora noi i complimenti magari non li accettiamo tanto e non li vogliamo neanche sentire troppo perché pensiamo che significa che l'uomo ha fatto qualcosa di sbagliato e per questo ci sta dicendo un bel complimento. Queste per me sono le differenze maggiori tra le ragazze italiane e le ragazze tedesche. Se voi avete notato altre differenze, scrivetemeli qua sotto nei commenti e grazie mille per aver visto il mio video, alla prossima!